tante cose che invece ci sono quelle famiglie che capiscono che c'è una tradizione che non si deve perdere. Una cosa molto importante da dire, sì, è che se mio nonno fosse vivo, diciamo, sarebbe molto entusiasta dei miei risultati oggi. Parliamo sempre Lucio, cosa... Bruno, sì, a Floridia. Benissimo, anche perché lui mi ha dedicato tantissimo tempo per la mia formazione. Sia la formazione professionale, artistica, sia per quanto riguarda la formazione umana, perché ed è una cosa molto importante, certo, diciamo, glielo devo tantissimo, ma tu... perché molti risultati che ottengo, ancora ho 28 anni, sì, però sono legate a un discorso di base che parte già da tenera età, da 7, 8, 9 anni, ma... io ho degli articoli dove già... nel 94 siamo stati a Rai 1 per quanto riguarda il modellismo. Mio nonno era un miniaturista. Ah, sì, quindi sì, facevamo le tegole, sì, piccoline. C'è stato un cammino, ho fatto un percorso già basato su determinati criteri. Ma da ragazzino hai vissuto a Floridia? Gran parte del mio tempo. Ma sei nato a Floridia? No, perché non so. A Siracusa. Però, diciamo, ho avuto questa doppia famiglia, sia stando qui accanto a mio papà, che avevo lo studio fotografico, e sia a contatto con mio nonno, che mi ha dato, sì, sì, diciamo, tantissimo per quanto riguarda tutto il mio percorso. Nel 2009. Nel 2009 sono stato in Tunisia per farmi una vacanza. Io ho fatto qualche fotografia, diciamo, in Tunisia, dal nord della Tunisia fino al sud. Come tutti i turisti che scattiamo e foto. Sono uscite delle bellissime immagini che sono state anche apprezzate da qualche critico. E già ho fatto la prima mostra fotografica a Siracusa, all'antico, sì, mercato, dal titolo I colori del Maghreb. Diciamo, sono 25 scatti che parlano e rappresentano proprio i colori della Tunisia. Sì, ci sono, abbiamo gli ultimi 4 minuti. Allora, io faccio parte, sì, dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti. Sì. L'associazione ogni anno organizza un premio fotografico qualità creativa. E io nel 2009 ho partecipato con delle fotografie di cerimonia e ho avuto il piacere di piazzarmi come autore segnalato a livello nazionale ed avere questa recensione all'interno di questo book. Questa è una mia fotografia di sposa. Che è una foto che avevi fatto per una sposa, per, sì, un servizio, certo, fotografico. Certo, queste foto si possono vedere nel mio sito, www.nunziobruno.it. Ah, ripeti il sito? www.nunziobruno.it, dove, sì, si trovano svariate tematiche, bambini, sì, children e tutto ciò di cui io mi occupo. E questo è un book che è stato distribuito a delle agenzie pubblicitarie, diciamo, a livello nazionale. Sì. Da questo, diciamo, piccolo successo, sì, mi ha contattato la rivista White Sposa. White Sposa è una rivista nazionale che si occupa sia di moda e sposa che sia di matrimonio a livello di cerimonia. Sì. E ho fatto una selezione per quanto riguarda sempre un discorso di selezione di immagini e sono stato scelto come fotografo d'eccellenza a livello nazionale.
fotografo d'eccellenza a livello nazionale. Infatti l'articolo di Mangiafigo parla proprio di questo. Booklet, dove ci sono, diciamo, che viene distribuito da White Sposa, questa rivista, sì, che viene distribuito in tutte le fiere di Sposa, normalmente sono dai 12 ai 20 eventi l'anno in tutta Italia. Tutto. Questo è dedicato a tutti i fotografi nazionali, sì, che fanno parte di questa selezione di autori d'eccellenza. Sono questi? Questi sono due sposini ordinesi, quello che vivono a Milano. E si sono venuti però a sposare a Sortino. Sì, certo. E questo campo di grano? Questo campo di grano è un campo di grano che è all'uscita per andare verso i Cannizzoli. Mostrar tu